Olimpiadi d'Italia 2026, via libera del CONI alla candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino, si sfila dalla governance il sindaco di Milano. Giorgia Cradinaletti, poi Felicita Pistilli. Avanti con la candidatura italiana unitaria alle Olimpiadi invernali 2026, Milano, Torino e Cortina insieme, arriva il via libera del CONI. Qui stiamo parlando di una cosa unica, cioè una cosa innovativa, diversa, coraggiosa. Credo che la positività di questo progetto, in particolare dell'Italia che lo ha sostenuto e l'ha fortemente voluto sulla base anche del lavoro della Commissione, sia diciamo qualche cosa che forse può rappresentare uno spartiacque nella storia delle candidature. Abbiamo esattamente rispettato quanto ci è stato chiesto nei 13 punti, aggiunge il presidente del CONI, ovvero le linee guida indicate dal governo alla base della candidatura, tra cui la sostenibilità del progetto a livello economico, finanziario, sociale e ambientale e il contenimento dei costi. La candidatura unitaria ha una previsione di budget di 376 milioni di euro, più bassa rispetto all'investimento previsto nei singoli dossier. Il tempo stringe, il 3 e 4 ottobre a Buenos Aires si ufficializzano le candidature, in lizza anche Svezia, Turchia, Giappone e Canada, ma Malagò non ha dubbi. Io credo che questa è una candidatura molto molto forte. Sulla candidatura unitaria arriva in mattinata quando a sorpresa con una lettera il sindaco di Milano prende le distanze e si sfila dall'organizzazione delle Olimpiadi invernali. Le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive, obietta, offrendo la disponibilità di Milano solo per spirito di servizio e solo come sede di gare o eventi. Non è praticabile, scrive il sindaco, una partecipazione alla governance. Parlare di governance è prematuro, la replica di Malagò che precisa la governance si dovrà definire quando la candidatura diventerà certezza delle Olimpiadi, ma la polemica resta e arriva a stretto giro via social. Chiarezza non c'era ieri e chiarezza non c'è oggi, twitta Sala. Inizio tutto in salita, dunque, la questione Olimpiadi agita le acque anche a Torino. Qui l'ok è stato preceduto da una lunga e accesa discussione politica ed è arrivato solo ieri. La sindaca Appendino, anche lei con una lettera, se l'è cavata di fatto con un decide al governo, un sine extremis che non ha convinto la maggioranza 5 Stelle torinese. Con il sottosegretario Giorgetti arriva il sostegno del governo, ma con riserva. Valuteremo a condizione che le tre città non facciano passi indietro e siano unite.